Buonasera a tutti. Non sono d'accordo sull'aumento a Martinez. Addirittura 3 miliardi, 3 milioni e mezzo in più dell'attuale contratto. Perché sapete che non sono d'accordo? Perché facendo così, il prossimo cretino che arriverà poi a chiedere l'aumento e dirà: ma come? Allora adesso può andare anche Thuram, visto che dici io ho fatto 20 gol, anche io ho contribuito alla vittoria dello scudetto, e potrebbe chiedere anche 7-8. Non li chiederà quest'anno, ma li chiederà l'anno prossimo. Quindi questi comportamenti da sfascia spogliatoi, che tutti dicono il capitano ha accettato, il capitano è stato costretto ad accettare, altrimenti chissà se qualcuno l'avrebbe comprato. Io grosse offerte per Martinez credo che non ne sono arrivate, secondo me si sono visti un po' intorno, hanno abbassato la pretesa, volevano 12, poi diranno che daranno tutta la colpa al procuratore, quando il procuratore sei tu che dici al tuo procuratore: io vai dall'Inter e chiedi 12 milioni, cifra assurda, pazzesca, e poi giustamente tutti diranno: ma Vlahovic quest'anno avrà l'aumento a 12, ma a me di Vlahovic non me ne frega niente. Vlahovic non ne merita neanche 8, è un mezzo giocatore anche quello. Cifre spropositate per calciatori mediocri. Cioè, dal punto di vista, forse Martinez tecnicamente forse è più forte di Vlahovic, sicuramente. Martinez vince lo scudetto, Vlahovic non vince niente, vince la Coppetta Italia e segna molto di meno. Però queste cifre da top player che partono da 9 in poi non le avevamo neanche nell'Inter del triplete. Avevamo forse Eto'o che prendeva 14, Milito prendeva 6 o 7. Poi dopo aver vinto la Champions andò a battere cassa da Morat. Vi ricordate l'intervista a fine partita? Io ho vinto la Champions, non so se rimango. In quel caso, anche se l'atteggiamento è sbagliato, posso anche capire. Mi ha portato la coppa più prestigiosa, giustamente. Ho segnato in finale di Champions League, ho segnato in finale di Coppa Italia, ho segnato in finale di a Siena, ti ho fatto vincere, ti ho fatto fare il treble praticamente. Poi ha sbagliato il rigore con l'Atletico Madrid, altrimenti avremmo forse vinto anche la Supercoppa UEFA, coppa che ci manca. E poi via via avete visto, è andato, poi non so se ebbe l'aumento Milito, non ricordo sinceramente. Comunque aveva tutto il diritto di chiederlo, perché comunque in Europa aveva dimostrato che era un top player, anche se è stato un anno, due anni, solamente una meteora, quello che vuole, ha dimostrato di vincere la Coppa dei Campioni, anche se aveva una squadra veramente di tre categorie superiori all'altra, e comunque vincere la Champions non è mai facile. Questo giocatore, poi dice vabbè, non lo dico che lo paragono ai Cardi, per l'amor di Dio, questo almeno ha vinto lo scudetto, ha fatto un gol in Supercoppa Italiana, ha fatto due gol in Coppa Italia l'anno scorso. Diciamo che è stato sbagliato nei tempi e nei modi, perché giustamente il cambio di proprietà poi non ha neanche aiutato questa diatriba. Si è conclusa così perché Lautaro alla fine ha detto: ma sto bene qua, faccio il capitano, mi frego già 6 milioni l'anno. Io adesso vediamo, secondo me l'aumento è eccessivo, io gliene avrei dati massimo 8, questo addirittura 9, sfiora i 9 e mezzo, quindi ha preso un aumento quasi più di 3 milioni l'anno. Non stiamo parlando di 3.000 euro, 3 milioni l'anno, quindi a bilancio dell'Inter ti costa 18 milioni lordi, quindi bisogna sempre raddoppiare la cifra per 3 anni, naturalmente non andrà mai scadenza a zero, io presumo che questo faccia un paio di stagioni ancora all'Inter. Un paio di stagioni, o quantomeno ne potrebbe fare anche un'altra, e poi l'anno prossimo, se in Champions non mi dai l'amico mio, l'anno prossimo non mi fai la differenza, per me te ne puoi andare, perché questa la Champions che hai fatto quest'anno è stata vergognosa, al di là dei rigori che hai sparato in curva, ma non ci interessa. Quando arrivano le partite in Champions, anche l'anno scorso l'ha floppata clamorosamente col Manchester City, non ha fatto assolutamente niente, ha segnato un gol solo nelle partite ad eliminazione diretta, col Milan alla fine della partita, quando ormai il Milan era spacciato, nella partita d'andata ci penso Dzeko e Mkhitaryan, due persone che sapevano che cosa volesse dire la Champions, infatti loro hanno fatto la differenza. Lui sì, diciamo che nel contesto Inter, in questa squadra lui gira bene perché c'è un ottimo ingranaggio, ma non è l'Harry Kane della situazione, non è il Mbappé, non è quello che da solo, mentre la squadra gioca una partita indegna, ti cambia le sorti della partita. Sì, ne avrà vinta qualcuno, tipo a Firenze col suo colpo di testa, abbiamo pareggiato a Torino con la Juventus, però poi è un calciatore che stranamente si assenta tre mesi netti, questo è rimasto a 22 gol e ha segnato dopo 2 mesi il quarto gol con il Frosinone.
Quindi secondo me sono cifre assurde da dare a un giocatore del genere, e me ne frego se è il capitano dell'Inter. Così come feci la battaglia su Icardi, se il prossimo anno tu prendi queste cifre, che Icardi voleva queste cifre non avendo mai vinto una mazza, vi ricordate, io dissi è esagerato, non so quando arrivò a prendere Icardi, mi pare 6 milioni volesse, e ci riuscì, 6-7 Icardi, qui fortunatamente lo cacciarono. Questo adesso ha preteso un ingaggio da top player, perché uno che prende 9 milioni e mezzo, tra l'altro sarà l'unico in squadra che prenderà 9 milioni e mezzo, il capitano, spero che nessuno storca il naso di fronte a queste cifre, perché poi non vorrei che lo spogliatoio si cominciasse a spaccare, perché queste sono sempre le classiche che poi alla fine quelle per gli 9, poi c'è Taremi, Taremi non può dire niente perché arriva da, poi c'è Turam l'anno prossimo anche un mezzo a batte casa, poi c'è Guilato, Mkhitaryan, vedete che 35 anni, perché una chiave l'aumento anche di 500, 1 milione, 2 pesano sul bilancio, soprattutto adesso che abbiamo fatto il cambio di proprietà e apparteniamo ad un fondo, quindi ancora non sappiamo chi sarà il titolare, quando vorranno ricavare. Comunque, se gli hanno dato l'aumento, naturalmente, sicuramente, certamente ci sarà qualche cessione eccellente, ho fatto le rime, quindi penso che Dumfries qualcuno se ne andrà, perché devi far cassa per fare anche mercato, non so quando potrà spendere sul mercato, tra Taremi e Zielinski dovrei comprare, avevo sentito, Wan-Bissaka, bisogna comprare altri 4-5 giocatori, perché l'anno prossimo le partite saranno triplicate, col mondiale per club che poi va dal 18 giugno al 18 luglio, quindi ci sarà tutta l'estate l'anno prossimo, non ti potrai neanche riposare, quindi ci vuole una squadra di almeno 18 giocatori di alto livello, no? Che Klassen, Sanchez, di alto livello, Aslani, di alto livello, quei giocatori, Arnaudi, di alto livello, quelli non possono subentrare ai titolari, quindi quest'anno miracolosamente abbiamo avuto solo qualche infortunio, Turam, vi ricordo come si infortunò che entrò Arnautovic, sostituito diciamo degnamente, Sanchez che grazie a Dio ha imbroccato forse la stagione migliore da quando era all'Inter, anche quando stava Conte, diciamo che non è sceso sotto il suo livello standard, ha dimostrato che qualche colpo da campione ce l'ha, però ormai Sanchez va via, quindi è finito. Una menzione per Cuadrado che tutti vogliono cacciare, ma secondo me se un giocatore non ha mai giocato io lo terrei, o comunque gli farei un altro anno di contratto per vedere come va il prossimo anno, tanto non penso che abbia pretese allucinanti, gli fai un altro anno di contratto al minimo sindacato, mi devi garantire tot prestazioni, lui si è operato al tendine di Achille, non è che non si può giudicare un giocatore finito, se avesse fatto 30 partite o 28 partite in infortunio avrei detto tranquillamente Cuadrado è un giocatore che è finito e quindi non serve più, ma se ha fatto 4 partite, anzi in queste 4 partite addirittura mi pare che abbia fatto 3 assist se non sbaglio, anche a Napoli fece l'assist a Turam, io terrei in considerazione l'ipotesi non vera, perché comunque fa sempre comodo, anche 10-20 minuti fa sempre comodo, meglio avercelo che non avercelo, poi non lo so la società che cosa ne pensa, che cosa farà. Per me è sbagliato darlo via, perché con un giocatore infortunato che è stato fuori 4 mesi è normale che non classe con la gente lì la manderei via, che ha comunque giocato e non ha dimestrato una beata seca, praticamente non ha fatto niente. Quindi il buon Martinez rinnova e ha ottenuto il suo obiettivo. Questa gente che dice di amare l'Inter, a cui io non crederò mai a questa parola, mi fa veramente innervosire, perché se ami l'Inter, con 6 milioni il piatto a tavola lo puoi mettere, lo so che se lo chiedo quest'anno lo metto, quando lo posso chiedere? Va bene, quest'anno è andato tutto così, diciamo che ti hanno accontentato, hai sparato alto per poi arrivare comunque alla somma che prediligevi. Il prossimo anno però, caro amico mio, se farai schifo in Champions e non mi porti almeno un altro scudetto, vabbè, poi dici ma l'altro scudetto, dovrei fare una stagione eccellente in Europa per meritarsi quella somma, caro amico mio, devi fare almeno 5-6 gol nella prossima Champions League, almeno se vuoi che quei soldi, perché altrimenti se farai una stagione peggiore di questa, peggiore in Europa, peggio di questa non la puoi fare, perché hai fatto ridere, hai segnato solo con la Sociedad, praticamente quest'anno ha fatto gol solo con la Sociedad se non sbaglio, la prima giornata in Europa, nelle altre partite con l'Atletico è totalmente sparito, oltre il rigore che ha sparato in gol, all'andata ha sbagliato 7-8 gol, addirittura una ciabattata sua uscì il gol di Arnautovic, con quell'altra squadra, non mi ricordo chi era l'altra squadra, con la Real Sociedad, Benfica forse, Benfica, niente mi sembra, no,
non c'è stato un Benfica, non c'è stato niente, non ha fatto niente quest'anno. L'anno scorso segnò col Milan e col Barcellona a Barcellona, vi ricordate, fece il gol nel girone, però nel girone a Barcellona, anche se fu importante perché poi passammo il tour, ma nelle partite eliminazione diretta non mi ha fatto intravedere nulla. Non vedo questo grande fuoriclasse che tutti vogliono. Non è un fuoriclasse, lo dico tranquillamente, non è un fuoriclasse, è un ottimo giocatore. Più di un ottimo giocatore, però per diventare Eto'o, Milito, questi giocatori qua, sei ancora insomma abbastanza lontano. E comunque non ha neanche un'età, diciamo, siamo intorno ai 27 anni, quindi esplodere, se deve esplodere, in due anni lo dovrà fare anche in Europa questo qua. Siamo intorno ai 27-30, siamo arrivati, il contratto di scade nel 2020, gliel'hanno prolungato nel 2029. Anche per non mettere in subbuglio la tifosi interista, perché poi avrebbe detto comunque lui ha centrato l'obiettivo, i soldi li prende sempre lui, noi come i babbioni a tifare per questa gente che ogni anno aumenta l'ingaggio come se nulla fosse, come se stessimo parlando di 3.000-4.000 euro in più. Parliamo di 3.500.000, 3 milioni, dice, ma fallo tu il calciatore, cifre immorali, sempre detto, per me ci vuole un detto ingaggio massimo 5 milioni ti do e poi puoi vivere tranquillamente e neanche li spendi in tutta la tua vita quei soldi. Quindi sono cose come Mbappé che 30 milioni alle 30 milioni alla firma, stiamo parlando di cifre veramente da volta stomaco. Non è più un gioco questo, è diventato Las Vegas il casino, è diventato solamente una fabbrica, non è più il gioco del calcio. Inutile che togliamo la dicitura, mettiamo il gioco del calcio, questa è la fabbrica del calcio, questo è una fabbrica da dipendenti che poi alla fine baciano la maglia e se ne vanno da un'altra parte dove vanno a guadagnare di più. Quindi non prendiamoci in giro, questa gente oggi c'è, fra due anni sparisce. Quindi il capitano dell'E, ti ringrazierei, fra due anni sarai nel dimenticato nel passato, come lo è stato Icardi, come abbiamo pianto Ronaldo, il fenomeno, addirittura abbiamo perso Ronaldo, come abbiamo perso Matteus all'epoca. Quindi io, se Lautaro dovesse andare via, non mi strapperò i soldi, non mi strapperò le vene, ecco, per Martinez. Quindi obiettivo raggiunto dal capitano, spero che con questo aumento faccia finalmente, poco ci credo secondo me, perché vedremo il prossimo. Ah, fece un gol con Liverpool se non sbaglio, eliminazione diretta, una partita inutile perché perdemmo 2-0 in casa due anni fa, vi ricordate, lui fece quello che l'Eurogol, ma fu un caso, le partite che conta l'anno scorso, veramente ha fatto pietà. Poi non lo so, se a voi... Naturalmente non possiamo andare avanti tutto l'anno con Thuram e Lautaro, ma dobbiamo prendere, oltre Taremi, bisognerebbe prendere un altro paio di attaccanti. Quindi questo è... Vediamo. Vabbè, questo volevo dire. Iscrizione.